pericolosissimo. Arrivo. Oh, mi sentono. Ma che sono dei discorsi troppo seri. Se hai dei problemi, chiamami che sono all'arma attaccata. Carro di prima categoria numero 5 della società Mazzagatti, che ci presenta Rintocchi dal passato. Il carro può eseguire lo sfillo. Conosci la città dello spillo? No. Vorresti sapere di cosa si tratta? Ti dispiacerebbe staccare lo sguardo dal cellulare per cortesia? Ho la sensazione che tu non mi stia ascoltando. Ho sentito, nonno. Io sono multitasking. Ah beh, se è per questo anch'io sono multitasking. Guarda, ho tasche nel cappotto, nella giacca, nei pantaloni, per non parlare dei taschini del panciotto. Nonno, per favore, lasciamo perdere. Cos'è che volevi dirmi sulla città dello spillo? Sai di cosa sto parlando? No, ma se occorre lo posso cercare su Google. No, niente Google, piccola. Questa volta desidero spiegartelo a modo mio. Sei curiosa? Bah, nonno, insomma. Per capire di cosa si tratta, prova a chiudere gli occhi e immagina di fare un salto nel passato, ad un secolo e mezzo fa. Un secolo e mezzo? Quant'è? Corrisponde esattamente a 150 anni fa, quando i cellulari non esistevano. Tutto era molto diverso da oggi. Pane caldo, pane appena sfornato. Cioccolato, caramelle, dolci da tutta Europa e non solo. Presto, comprateli. Fiori freschi. Notizie del giorno, signori, accorrete, acquistate la vostra copia. Ma, nonno, che posto è? Dove siamo? Vedi, piccola, tutto ha avuto inizio qui, in un'epoca lontana. È stato il periodo delle grandi scoperte, come l'illuminazione elettrica, il cinema, la radio, il telefono. A quei tempi la vita si svolgeva più lentamente e i ritmi delle giornate erano scanditi da enormi meccanismi rumorosi e complessi, come quell'orologio, per esempio. Wow, nonno, è davvero un orologio molto grande. Devi sapere che per farlo funzionare occorreva il lavoro di una persona dedicata che conosceva ogni parte del suo complesso meccanismo. Ad avere questo ruolo fu mio padre, ovvero il tuo bisnonno. Ma davvero? Il bisnonno aveva il compito di occuparsi dell'orologio della stazione? Certo! Le cose erano molto diverse da come sono oggi, che abbiamo in tasca apparecchi tuttofare. All'epoca gli strumenti venivano realizzati con un'unica funzione ben precisa. Nulla di più, nulla di meno. Vieni con me che ti spiego meglio. Biglietti, prego, biglietti! Acquistate gli ultimi biglietti! Il treno sta per partire! Treno in partenza! Thank you.
fanno, ma esattamente dove ci troviamo? Prova ad ascoltare. Lo senti questo ticchettio? Sì. Siamo all'interno dell'orologio della stazione. Non ci crederai, piccola, ma è proprio qui che ha vissuto mio padre. Lui, tutti i giorni, si occupava di regolare le lancette e dal suo lavoro dipendeva la precisione di tutta la stazione. Davvero? E viveva qui tutto solo? Già. Ma forse non sai che il bisnonno è stato anche un abile inventore. Ed erano proprio le sue invenzioni a tenergli compagnia. Vieni, saliamo nel punto più alto. C'è una vista stupenda di tutta la città. Nonno, hai ragione, è bellissimo. Quando mio padre mi portava qui, era solito dirmi: osserva, il mondo da quassù appare come un enorme meccanismo, composto da tanti, tantissimi ingranaggi che si muovono l'un l'altro, un po' come il mondo che per funzionare ha bisogno del contributo di tutte le persone. Quindi anche noi siamo piccole parti di un grande meccanismo perfetto. Esatto, piccola, hai capito bene. A proposito, sai qual è stato il contributo della vita di mio padre? No, non saprei. L'aver custodito per tanti anni questa chiave. Una chiave? Sì, ma questa è una chiave speciale. Ora io la dono a te. Nonno, spiegami, a cosa serve? Ah, noto che adesso sei diventata curiosa, eh? Sì, assolutamente. Lo voglio sapere. Seguimi, te lo mostro. Hai presente quando parlavo delle invenzioni di mio padre? Ecco, questa è certamente quella a cui rimase più affezionato, perché a differenza di quanto sembra, può comunicare con noi. Cioè? Ora hai la chiave, scoprilo tu stessa. Thank you.
Se vi siete mai chiesti dove vengono creati i sogni, allora guardatevi intorno. Prendono vita proprio qui. Ecco cosa intendevi con lo spillo. E pensare che lo volevo cercare su Google. E se torniamo al carnevale? Prometto, vengo senza cellulare.